Ecco, proprio questo rapporto tra cinema e musica. Lei comunque sta lavorando a un nuovo progetto dove va a raccontare di tanti personaggi importanti. Come è avvenuta questa scelta e quale sarà il prossimo e la sua opinione su questi personaggi? Ti riferisci alla grande arte del cinema, quindi. Ma guarda, le occasioni nascono sempre in maniera, voglio dire, molto graduale. Nel caso del primo film di questa serie, che poi insomma è stato un film e una serie di grande successo, è stato Hitler contro Picasso e gli altri, io feci quella colonna sonora perché avevo già lavorato con diciamo, la coproduttrice di quel film, di Gnocchi, di 3D Produzioni Milano. Avevo lavorato a tre progetti per la televisione e erano piaciuti e sono stato proposto da lei a Nexo Digital, che non solo era già il più grande distributore di contenuti al cinema, legate all'arte, legate agli eventi, no? Il concetto dell'evento cinematografico. E poi è successo che effettivamente la musica è piaciuta un po' a tutti e a quel punto Nexo stesso, insomma, a parte anche 3D, con cui poi abbiamo fatto Van Gogh e Gauguin, film su Van Gogh e su Paul Gauguin, invece poi ho fatto anche altri progetti legati a Nexo Digital, con altre case di produzione. È stato molto naturale, mi trovo molto a mio agio, nel senso che questa secondo me è una forma cinematografica nuova, quindi il segreto è pensare di fare la musica per un film, però ha tanti elementi che sono degli elementi nuovi, nel senso che è un ibrido dal punto di vista estetico e della sintassi, perché unisce dei linguaggi di generi diversi, unisce la grandiosità delle immagini del cinema all'elemento classico del documentario, su cui innesta però degli elementi spuri, cioè c'è sempre un cosiddetto talent, un narrator, un narratore, che però non è una voce fuori campo, ma è un attore molto importante, insomma, Hitler, Picasso, Toni Servillo. La Bruni Tedeschi ha fatto Van Gogh, Adriano Giannini ha fatto Gauguin, insomma, altri progetti, Prado ha fatto Jeremy Irons. Cioè, e non è una scelta, la prima lettura è la scelta del narratore, in realtà, se tu analizzi con attenzione il film, la scelta del talent o del narratore è in realtà l'incarnazione emotiva del personaggio. Non viene scelto solo perché è un grande attore, ma perché nelle movenze, nell'espressione, nella storia di quell'attore c'entra qualcosa con. E questo è un elemento di fortissima innovazione. E anche un elemento di grande innovazione è la musica, perché al musicista viene chiesta proprio la partitura musicale del film. Cioè, tu hai una bellissima possibilità di musicare dal minuto 0 all'ora 90, quindi non hai grandi interferenze di canzoni, di altre fonti sonore, e vieni scelto come autore unico della colonna sonora, e l'unione sicuramente anche delle opere, dei dipinti, della vita spesso di questi grandi artisti ti apre delle possibilità emotive dal punto di vista artistico molto forti. Ma soprattutto ti fa provare quell'emozione di capire se la musica è in grado di dare movimento ai quadri, cioè riuscire a dare movimento, no? A entrare nel quadro, come si usa a dire. Bene. C'è un personaggio a cui è particolarmente legato, che la rappresenta molto. Della serie? È difficile dirti perché sono legato abbastanza a tutti. Forse da esperienza veramente forte dal punto di vista emotivo, forte, 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 è stato quando ho fatto la colonna sonora del Fisu Van Gogh. Perché il film aveva un punto di vista che era nuovo, perché il film era Van Gogh visto attraverso gli occhi di una donna. Punto di vista che a me
prediligo sempre dal punto di vista femminile. Sempre, è sempre, quasi sempre più interessante anche nella vita di tutti i giorni. Sì. In quel caso, dal punto di vista di Helene Kroller-Müller, che insomma, il film è costruito come una specie di storia d'amore tra due persone che non si sono mai conosciute perché insomma, quando Helene Kroller-Müller compra 300 opere di Van Gogh, essendo una delle donne più ricche d'Olanda, Van Gogh è già morto da quasi 20 anni. Però diciamo che c'è una grande simbiosi spirituale se leggi le lettere di lei. E chiaramente le famosissime lettere di lui al fratello. E lì devo dire che in quel momento stavo scrivendo la colonna sonora, mi immedesimai molto nella lettura, nella storia, e quindi andai molto oltre il compitino della lettura, sceneggiatura, del guardare qua, andai proprio a fare un mio viaggio, una mia ricerca su di lui, su cosa mi. Quindi scoprì anche così delle cose che non conoscevo, che il film magari appena toccava e che in realtà servivano al film dal punto di vista musicale, in particolare proprio nel tema Vincent, che ha dato il titolo al brano che apre anche l'album della colonna sonora, e poi che rivelano questo video effettivamente che ha avuto una grande, insomma, fortuna tramite Marco Goldin, con cui poi sto lavorando a teatro per la grande storia dell'impressionismo, che felice di farvi suonare quel tema in mezzo ai quadri di Van Gogh, lo potete vedere in rete, un video di grande successione. Va bene, io la ringrazio e buon piano siti a tutti. Buon piano siti a tutti.